Per il terzo anno consecutivo la Toscana è prima tra le regioni nella classifica della griglia LEA, livelli essenziali di assistenza. Lo certifica l'apposito tavolo degli adempimenti LEA presso il Ministero della Salute. Intanto la senatrice PD Donella Mattesini esprime grande soddisfazione per l'approvazione dell'aggiornamento LEA, che sono il cuore del Servizio Sanitario Nazionale, avvenuto in Commissione Sanità di Camera e Senato in seguito al decreto del Consiglio dei Ministri. Adesso il decreto ha bisogno immediatamente dei decreti attuativi del governo. Era dal 2001 che non erano stati modificati, quindi sono passati 16 anni. In questi 16 anni è molto cambiata la tipologia, diciamo, dei bisogni dei cittadini, con l'invecchiamento della popolazione, piuttosto che la ricerca ha fatto anche scoperte importanti, per esempio rispetto alle malattie rare e non solo. Quindi cambia il fatto che abbiamo aggiornato sostanzialmente, aggiunto alcune attività importanti. Tanto per fare un esempio, noi siamo il paese a più bassa natalità e dove c'è un 30% circa di coppie che hanno problemi di fertilità. Finalmente abbiamo messo nei LEA il diritto per le coppie avere gratuitamente la procreazione medicalmente assistita, sia omologa che eterologa. Sto pensando al tema, per esempio, delle malattie sessualmente trasmissibili, che sono assolutamente in aumento. Sto pensando al papilloma virus, che finalmente con i LEA diventa un vaccino obbligatorio in tutte le regioni d'Italia, perché questo vuol dire salvare dal tumore, per esempio, dal tumore all'utero tantissime ragazze. Così come sono stati ulteriormente ammodernati e anche inseriti nuovi ausili e protesi, e quindi sta parlando di un importante sostegno alla disabilità. Insomma, pensiamo a tutta la domotica che finalmente sta dentro LEA, insieme ad esempio, sempre alla disabilità, all'autismo. Cioè nei LEA finalmente è stata accolta interamente la legge approvata a livello parlamentare, che parla dell'autismo sia in termini di prevenzione, quindi di diagnostica anticipata, ma anche, diciamo così, di assistenza in tutto il percorso della vita fino all'età adulta. Sono state inserite anche nuove 100 malattie rare, perché appunto con tutti questi cambiamenti che ci sono di vario tipo, sono un aumento sempre più numerico, ma anche importante dal punto di vista del venire meno della salute, malattie rare che sono state inserite dentro, quindi una grande novità.